Salve, sono Piero Frangiosa, sono l'installatore di Torre del Greco. Abbiamo la difficoltà di andare avanti, tutti i decreti che hanno emandato non fanno sì che possiamo stare aperti. Purtroppo ci sta difficoltà per tutto, anche per i ragazzi stessi, per la cassa integrazione. E, diciamo, le regole che hanno fatto non saranno sì che possiamo andare avanti. Chiediamo aiuto allo Stato, sicuramente non al Comune, perché non possiamo pretendere che il Comune tolga la tassa dell'IMU, della TARE, sarebbe assurdo. È lo Stato stesso che deve dare forza ai comuni per poter far sì di andare avanti. Quindi non lo so, chiediamo un aiuto, siamo disperati e non sappiamo più come andare avanti. Io ringrazio a tutti di averci capito e speriamo bene per tutti. Adesso è un morire andare in un locale, ognuno di noi per un'attività, non solo i locali. E non si può andare avanti con il problema di chiudere dopo pochi giorni, nemmeno mesi. Abbiamo problemi, aiutateci, anche voi della città, spendete in città. Non andate fuori, i centri commerciali si ingrosseranno sempre di più e noi faremo sempre la fine dei topi. Moriremo, è una città morta di servizi commerciali, di negozi, è una città morta, signori. Non ci riprenderemo più. Grazie a tutti. Se volete posate le chiavi. Per resistere commercialmente chiediamo moratoria delle tasse fino al 2020, comunali, regionali e soprattutto statali. Aiuto ideali sui fissi e non anticipati da noi e poi restituiti defalcandoli dalle tasse, senza incassi di 3 mesi. Come potremmo poi dare i soldi ai nostri locatori? Blocco totale delle utenze, almeno per il periodo che si è stati chiusi. E soprattutto finanziamenti a fondo perduto, senza tanti cavilli burocratici. Se un imprenditore lavora da anni con una banca e riesce a non avere problemi, perché non dovrebbe essere assistito finanziariamente? Solo perché magari ha avuto un piccolo problema in passato, che può sempre risolvere con varie moratorie, saldi e stralci, eccetera. Sappiamo bene che tra debiti che abbiamo contratto in questi 3 mesi e la difficoltà che avremo a gestire le varie regole, ma soprattutto di convincere persone ad offrirgli una prestazione o a venire in un locale, quanto sarà difficile per lui. Passeranno mesi prima di normalizzarsi. Quindi aiutateci a rimanere aperti. E per finire, noi non vogliamo tornare ad essere quelli di prima, quelli che con tutte le difficoltà riuscivano a portare avanti la propria famiglia e creare lavoro per tante altre persone. Grazie a tutti e che Amarone ci accompagni.